Per la settima tappa del lunghissimo viaggio che con la troupe giapponese e cinese abbiamo compiuto dall'antica capitale cinese, Chang'an, per arrivare fino a Roma, lungo gli itinerari tortuosi, drammatici, belli, splendidi e dimenticati della grande via della seta, nella settima puntata, dicevo, incontriamo la prima grande catena di monti. È il Kunlun, alti fino a 6.000 metri, con una caratteristica tutta particolare. Ai loro piedi sorge un'oasi, una delle tante oasi che qui non sono nutrite da acqua sorgiva, ma da acqua derivata appunto dai ghiacciai lungo antichissime condutture, antichissimi acquedotti sotterranei. Quest'oasi si chiama Oasi di Seta, e perché lo capiamo facilmente, perché era lungo la via della seta, e di Giada, perché alla base di queste montagne ci sono le grandi, straordinarie miniere di Giada che hanno nutrito uno degli aspetti più belli, storicamente più importanti dell'arte cinese da almeno 2000 anni, le giade cinesi. Vi dirò soltanto questo: in una tomba, in questa oasi, è stata trovata una tunica, probabilmente di un grande principe, fatta, costruita con 2000 giade interamente legate con fili d'oro battuti a mano. Uno dei più bei tesori scoperti nel corso del nostro viaggio. Lungo il sentiero che scende a valle dai monti Kunlun, il tintinare dei campanacci dei cammelli segnalava l'arrivo di una carovana. Quelle che vedevamo non erano comuni rocce. Si trattava di blocchi di giada del Kunlun, famosi in tutta la Cina da tempo immemorabile. Oggi la giada si raccoglie dopo aver scavato dei pozzi nella montagna. Poco più di 2000 anni or sono, la giada veniva accumulata qui, prima di essere avviata verso la capitale della Cina, lontano verso Oriente. La via della seta, perciò, non era percorsa solo dalla seta, ma anche dalla giada. Le montagne del Kunlun si trovano nella parte meridionale del deserto del Taklamakan e raggiungono l'altezza di circa 6.000 metri. All'interno delle sue venature rocciose si nasconde la misteriosa giada, guardata con grande rispetto dai cinesi.
Essi hanno sempre ritenuto, infatti, che la giada del Kunlun possedesse strani poteri, forse perché la sua lucentezza sembra aumentare con il passare del tempo. I cinesi hanno sempre avuto una particolare predilezione per la giada, credendo, fra l'altro, che portando oggetti di giada sul corpo, esso non muore mai, ma resta intatto in attesa del ritorno eventuale dello spirito. Alcuni re sono stati sepolti all'interno di un contenitore di giada. Questo che vediamo era stato fatto con 2000 tessere diverse di giada, legate fra loro con un filo d'oro. È un meraviglioso sudario eseguito più di 2000 anni or sono e ritrovato solo di recente. È evidente che nel passato la giada era apprezzata almeno quanto oggi. La strada meridionale delle terre occidentali percorre il tratto fra le montagne del Kunlun e il deserto del Taklamakan. Quando ci arrivammo, la nostra spedizione cino-giapponese era diretta verso l'oasi maggiore di questa zona, l'oasi di Etien. Avvicinandola da est, è necessario guadare il fiume Yurunkash. Attraverso Etien scorrono due fiumi, lo Yurunkash da est e il Karakash da ovest. Ancora oggi non è difficile vedere persone che cercano la giada lungo le pietraie del fiume. Dicono che se si nota fra i sassi uno che luccica, quello è un pezzo di giada. Ma ormai sta diventando rara e chi ne trova un pezzo dopo un'intera giornata di ricerche è una persona fortunata. Attraversammo il fiume ed entrammo nella città di Etien. Qui una volta sorgeva un grande castello da cui l'intera regione veniva governata. Etien era famosa come fornitrice di giada particolarmente preziosa e come centro commerciale fra est e ovest. La nostra spedizione, comunque, era la prima a tornare qui dopo decine di anni. La popolazione di Etien, compresa la provincia, era di 185.000 abitanti, il 95% dei quali era della tribù Uigur. I loro antenati avevano sangue turco nelle vene e vivevano nell'altopiano mongolico. Gli uomini portano di solito dei copricapi molto pittoreschi. Le donne invece portano sul capo dei fazzoletti variopinti e hanno quasi sempre degli orecchini. Sono tutti musulmani. Si dimostrarono un popolo simpatico, accogliente e semplice. Nel centro della città si svolge il mercato della giada. Si tratta dell'unico luogo in cui è possibile vendere il materiale che si è rinvenuto o scavato con tanta fatica.
La conversazione riguarda la bontà del materiale proposto. Non è giada. Non vedi che è un sasso qualsiasi? Dice quello che deve comprare. Dagli un'altra occhiata, risponde il venditore già un po' meno sicuro. Pesala. È troppo pesante per essere un sasso. La giada viene valutata da un funzionario dell'ufficio dell'industria leggera di Etienne, che tende a fare l'interesse di chi lo paga, cioè lo Stato. Questa è di cattiva qualità, vale meno di 3 yen al chilo. Niente affatto, esclama il povero venditore. Impara a giudicare e fammi un prezzo migliore. Rivedemmo gli Uyghur padre e figlio che avevamo incontrato lungo il fiume. Anche loro erano venuti in città per vendere ciò che avevano trovato. Questa però è buona, devi riconoscerlo, dice il vecchio cercando consensi attorno. Ma il funzionario sembra inflessibile. È un bianco di seconda classe, ti posso dare 50 yen al chilo. Stai scherzando per caso? Ma non hai visto com'è lucente? Il vecchio si scalda. Ma l'ultima parola spetta sempre al compratore. Mi dispiace, dice con tono freddo, ma il prezzo è fissato dal governo. Si trattava del materiale trovato nel corso di 6 mesi di ricerche. Ricevette 70 yen, più di quanto guadagnava un operaio in un mese. Il vecchio, soddisfatto, compensò il figlio generosamente. La giada rappresentava un articolo commerciale di grande importanza per Etienne ed era molto richiesta all'est in cambio della seta. Il monaco cinese Xuanzang, che andò in India durante il VII secolo per riportare i testi sacri del buddismo in Cina, si fermò qui mentre era sulla via del ritorno e scrisse: questa zona è ottima per far crescere il grano. Anche la frutta vi cresce in abbondanza. La gente indossa vesti di seta e cotone e si dimostra molto abile nella tessitura e nella manifattura dei tappeti. Fu Xuanzang a trascrivere per i posteri la leggenda sull'arrivo della seta da queste parti. Nell'antichità l'esportazione dei bachi dalla Cina era assolutamente proibita, ma il monarca di Etienne voleva iniziarne la produzione a qualsiasi costo. Perciò chiese alla principessa cinese che sarebbe diventata sua sposa di portargli in dote alcuni bozzoli. La giovane principessa obbedì e nascose i bozzoli all'interno della sua corona quando si mise in viaggio per raggiungere il suo sposo. Non si sa con esattezza quando cominciò la sericoltura di Etienne, ma dalla leggenda si deduce che tutto deve essere iniziato assai presto.
Un dipinto molto antico che illustra la leggenda venne scoperto dall'esploratore britannico Orel Stein all'inizio del XX secolo. Il dipinto si trovava fra le rovine di un tempio buddista, in un posto chiamato Dandanoilik, a circa 100 chilometri a nord-est di Etienne, nel mezzo del deserto. Si può osservare un'ancella che punta il dito verso la corona della principessa, dove la giovane aveva nascosto alcuni bachi. Dalla scoperta di Stein di quel meraviglioso dipinto, nessuno era più stato a Dandanoilik per confermare la sua posizione geografica. Nel linguaggio uigur, Dandanoilik significa sia la casa dell'avorio, sia la casa con un tesoro di avorio. Dopo aver viaggiato per 2 giorni, trovammo le rovine di un antico luogo di sosta nel deserto. Rinvenimmo i resti di un antico pozzo e di qualche pianta del deserto, oltre alle macerie di diversi muri formati da mattoni cotti al sole. Le rovine datavano dall'epoca Han alla dinastia Tang e appartenevano a ciò che era stato un tempio buddista. Su una bassa collina sorgeva una stupa, cioè una pagoda primitiva. La gente di queste parti la chiamava la torre di Dandanoilik. Il tempio era abitato da più di 300 monaci. Quello che rimane è stato ancor più danneggiato da rapinatori in cerca del tesoro. Questo ritratto del re di Etienne viene da un affresco di Don Wang. L'impero di Etienne governò su tutto il deserto del Taklamakan durante il periodo fra le due dinastie, di Han e di Tang. In questo dipinto è possibile osservare che il re tiene fra le mani un bruciatore di incenso fatto di giada. Il verde tenue della giada, il colore maggiormente apprezzato in Cina, ci mostra quanto fosse ricco e potente quel personaggio. Sul terreno attorno alla stupa potemmo trovare diversi grani di rosario e oggettini diversi, tutti ricavati da pietre di giada. Questa minuscola immagine mostra 2 figure scimmiesche con la coda che si abbracciano. Si tratta di un motivo scultoreo molto comune, risalente agli albori dell'arte buddista.
Etienne fu il primo luogo delle terre occidentali a venire toccato dalla religione buddista. Ma secondo le carte di Stein, il Dandanoilik, che lui aveva localizzato, non si trovava dove eravamo in quel momento, ma più all'interno del deserto, circa 50 chilometri oltre. Decidemmo di cercarlo dall'alto, servendoci di un biplano dell'esercito. Stein viaggiò verso nord, partendo da Etienne, lungo il fiume Yurunkash. Poi si diresse verso est, dal punto in cui si arriva al fiume Karakash. Secondo l'esploratore britannico, Dandanoilik si trovava a 37 gradi 46 minuti nord e 81 gradi 7 minuti est. A circa 40 km a nord di Etienne trovammo le rovine del tempio chiamato Rawak, che possiede la stupa più grande esistente lungo la strada meridionale della Via della Seta. La cima della stupa non esisteva più. Tutto ciò che era possibile osservare adesso erano i resti delle fondamenta, appena più su del livello della sabbia circostante. Questa fotografia è stata fatta da Stein nel 1900 e rappresenta il tempio di Rawak ai suoi giorni. C'erano più di 80 figure vestite con tuniche che erano state scavate nelle pareti. Avevano tutte la testa tagliata. Secondo l'esploratore, ciò era dovuto ai pregiudizi della religione islamica presente nella regione, che vieta la rappresentazione dell'immagine umana. Avevamo raggiunto la zona in cui avrebbe dovuto trovarsi Dandanoilik, ma dopo 2 ore di ricerche non avevamo localizzato ancora nulla che potesse assomigliare alle rovine di un tempio. Alla fine trovammo queste mura quasi interamente sepolte dalla sabbia. Davano l'impressione di aver formato in origine un cerchio di circa 50 metri di diametro, con una costruzione quadrangolare nel centro, forse un'abitazione. I nostri archeologi pensavano che il muro potesse aver racchiuso un campo coltivato. Ma dall'alto, il deserto del Taklamakan appariva come un immenso mare di sabbia, che stava finendo di ingoiare gli ultimi resti dell'attività di chi un tempo abitava questi luoghi. Della troupe di canto e danza Xin Yu si stavano esibendo nella danza della seta.
Quei piccoli oggetti bianchi sono bozzoli di seta. La maggior parte delle 56 corporazioni del popolo esistenti a ATN si occupa dell'allevamento dei bachi. Ogni anno vengono prodotti 5 milioni di yen di materiale serico, che costituisce la principale industria dell'oasi di ATN. La popolazione è molto fiera di ciò che produce e quando il discorso tocca l'argomento seta, le facce si illuminano. Ogni domenica mattina le strade brulicano di gente che accorre qui dai villaggi circostanti in occasione del bazar, il mercato. Arrivano dalle montagne del Kunlun e dalle oasi appena oltre il deserto per comprare e vendere. Il mercato viene tenuto all'incrocio al centro di ATN. Lungo la strada che prosegue verso est, vengono approntati dei punti di vendita per più di 500 metri. A mezzogiorno c'è una tale confusione da far pensare che l'intera popolazione locale si sia data appuntamento al mercato. Il tappeto che questo vecchio vuol vendere ha richiesto più di 2 mesi di lavoro quotidiano. Il banco del venditore di scarpe attrae particolarmente le ragazze, ma per la verità ci sono banchi per tutti i gusti e tutte le esigenze, compresi i banchi dello Stato, delle corporazioni del popolo e dei privati, che vendono cibi cucinati e prodotti artigianali. Qualsiasi necessità, nei limiti consentiti, può essere soddisfatta. Thank you.
Qui ci sono le spezie per cucinare la carne di montone. Ogni sacchetto ne contiene una diversa. Sono esattamente 97. Li abbiamo contati. Qui c'è la carne. E qui c'è il pesce. Gli spiedini assomigliano a quelli che vengono preparati in Giappone. Non sono di pollo, ma di montone. Qui li chiamano shish kebab. Fummo attratti dai cappelli uigur, alcuni dei quali sembravano variopinti cestini di fiori. Il cameraman della troupe ne provò uno, ma era troppo piccolo. Con un certo imbarazzo, l'interprete gli fece sapere che era un copricapo da donna. Da donna, disse il nostro amico, e se lo tolse immediatamente. Poi chiedemmo alla donna se quelle ciotole che vendeva contenevano yogurt. Rispose affermativamente. Chiedemmo il prezzo. Ci disse una cifra che a noi sembrò bassissima. Chissà quanto ne avrà venduto, dicevo. Uno solo, rispose la donna, facendo a meno dell'interprete. Ci allontanammo con un certo imbarazzo. In questa specie di ristorante all'aperto veniva servito il pane appena sfornato. Cotto in questo forno primitivo, scavato nel pavimento. E arrivammo di fronte al venditore di gelati che stava grattugiando un blocco di ghiaccio. Gli chiedemmo dove se lo procurasse. E lui ci rispose che c'era un posto in città in cui lo vendevano. Poi gli domandammo perché quel gelato fosse giallo. Perché era fatto con le uova, ci rispose. Decidemmo di assaggiare il gelato del deserto. Sa di uovo, è vero. Sì, ma com'è? Chiedemmo. Il nostro reporter sembrava gradirlo e disse, buono, molto buono. Dicono che la popolazione di Etienne vada al mercato anche se non deve comprare nulla. Gli Uigur amano la folla e il mercato è irresistibile sotto questo aspetto. Pomeriggio. Sebbene fosse ancora soltanto il mese di maggio, la temperatura era già salita a 30 gradi centigradi. Nell'oasi fino alle 2 è di prammatica concedersi un riposino. Thank you.
Trovammo l'equivalente di un bar all'ombra di un doppio filare di pioppi, in fondo a un viale. I ruscelli e le pozze d'acqua rivestono un'importanza vitale per la popolazione delle oase e vengono usati sia per bere che per lavare persone e cose. Questa è una tipica abitazione uigur. Si passa attraverso due porte e si entra in una specie di cortile che ha un porticato tutto attorno. La piattaforma nel centro serve da salotto per tutta la famiglia e d'estate da camera da letto per i più calorosi. Uno dei vantaggi della vita nel deserto è che non bisogna preoccuparsi per la pioggia. Ci venne incontro il padrone di casa, il signor Mata Kashin. In questa stanza, ci disse, dormiamo io e mia moglie. Quando noi Uigur ci richiamo in visita presso qualcuno e veniamo ospitati, gli uomini dormono tutti in una stanza e le donne in un'altra, come vuole la tradizione. Questa stanza appartiene alle mie figlie. La più grande ha 19 anni ormai. È abbastanza grande da cominciare a pensare al matrimonio. Ma mia moglie e io non ci siamo ancora abituati a quest'idea. A parte i letti, non c'erano molti mobili. Probabilmente perché questa gente un tempo era nomade e si spostava continuamente da un'oasi all'altra. Arrivammo alla casa del ghiaccio e chiedemmo da dove venissero quei blocchi così grandi. Ci risposero che venivano dal fiume. Alla domanda, quando riempite questo deposito di ghiaccio, ci dissero che lo facevano in gennaio, d'inverno quindi. L'arcano era stato spiegato. Il deposito viene riempito di ghiaccio a strati, intervallando i blocchi con la paglia. Un metodo che quegli uomini si erano tramandati attraverso i secoli. Il ghiaccio, a parte qualche gelato, serviva al centro ricerche sulla seta per mantenere i bachi al fresco.
A Etienne, la tessitura dei tappeti è antica almeno quanto la lavorazione della seta. I tappeti prodotti qui sono molto pregiati e vengono eseguiti usando nei nodi la tecnica persiana. Per fare un tappeto occorre il lavoro di 5 o 6 persone. I tappeti hanno un ordito di lana composto da diverse centinaia di fili. I diversi colori vengono aggiunti, seguendo il disegno, un nodo alla volta. Anche un tessitore molto esperto non può eseguire che un paio di centimetri al giorno di tappeto, malgrado l'abilità che gli deriva dall'aver iniziato a lavorare da bambino. È un lavoro che richiede un'immensa pazienza. Alle 2 di un venerdì pomeriggio sentimmo una voce cantilenante che invitava i fedeli alla moschea, qui chiamata Hin Jen Si. Marco Polo, che soggiornò a Etienne nel XIV secolo, disse che a quell'epoca erano già tutti musulmani. Ma Etienne all'inizio fu buddista e non si convertì all'Islam prima del X secolo. Fino al 1948, l'imam della moschea era anche il governatore di Etienne. وقدر عبادته في هذا الشهر الشريف الأزهر. Nella Cina di oggi c'è libertà di religione e ogni venerdì la moschea viene visitata da quasi 5.000 fedeli. Naturalmente si tratta solo di uomini, perché le donne musulmane non si recano al tempio a pregare, ma lo fanno in casa propria. Quando pregano, i musulmani si rivolgono verso la Mecca, nella lontana Arabia. Le note di queste preghiere risuonano qui da molti secoli e ancora oggi ciò avviene nella stessa direzione verso cui procede la Via della Seta, verso Occidente.
Quasi alla fine del viaggio lungo la strada meridionale della Via della Seta, vedemmo dei pozzi di petrolio e le fiamme prodotte dal gas naturale che si libravano sopra il deserto. Si trattava del campo petrolifero Koh Kiar, scoperto nel 1977 in mezzo alle sabbie del Taklamakan, a circa 200 chilometri dalla città di Etien. Si stavano facendo diversi test e nei 18 pozzi di assaggio che sono stati perforati, 3 hanno dato il petrolio. I test stanno proseguendo per stabilire le dimensioni del giacimento. Il petrolio e il gas naturale cominciarono a uscire dal pozzo di prova numero 10 diverso tempo fa. E perlomeno quando passammo, non erano riusciti ancora a metterlo sotto controllo. Questa parte della strada meridionale era la più antica della Via della Seta ed era stata tracciata per trasportare seta e giada. In epoca recente stava diventando sede della tecnologia più avanzata. Procedendo verso occidente, la Via della Seta si divide in due. Una parte va verso la città di Kashgar, verso la zona occidentale del deserto del Taklamakan, mentre l'altra attraversa il Pamir e si inoltra nel Pakistan. Le avremmo percorse entrambe.